anche per la nostra storia nazionale, che è quella della guerra civile spagnola 36-39, che vide la partecipazione di tanti nostri connazionali, di diversi concittadini, insomma, di San Felice sul Panaro e di associazioni che noi definiamo consorelle, nel senso associazioni che ognuna delle quali ha una singola missione che presidia un aspetto, una spicchio particolare della nostra storia patria, diciamo, e quindi la NVRG, l'AICPAS stessa, eccetera, l'AMPIA e compagnia bella, e che però si sono volute, come dire, organizzare assieme con questa sinergia per appunto portare un'iniziativa di tipo culturale, la presentazione di un libro e lasciare anche un segno pubblico della memoria come una targa presso un immobile pubblico. E quindi io prima di tutto vorrei ringraziare l'amministrazione comunale che ha patrocinato, insomma è stata una spalla importante per consentire la realizzazione di una giornata storica di questo tipo. Grazie ancora Puppini e io passerei la parola ad alcuni interventi di saluto di alcune sigle degli organizzatori della giornata. In primis l'amministrazione comunale. Non era esplicitamente vietato la partecipazione delle donne, ma non era neanche prevista, e quindi in realtà le donne passano a dei corpi militarizzati come le infermiere, per esempio, che erano militarizzate, che lavoravano negli ospedali e così via, ma non armi in pugno come erano invece state utilizzate all'inizio della guerra, nei primi mesi della guerra. Bene, gli italiani erano i primi che avevano conosciuto il fascismo. Le centrali dei partiti di opposizione, gli esponenti più in vista di questi partiti, avevano dovuto, quando non erano in galera, avevano dovuto emigrare e si erano ricostituite in buona parte in Francia. In Francia pensiamo che c'erano durante tra la prima e la seconda guerra c'erano 3 milioni di lavoratori stranieri, di questi 3 milioni 1 milione erano gli italiani. Che facevano erano immigrati per varie ragioni, alcuni per ragioni politiche, per sfuggire al fascismo, altri perché non trovavano lavoro, quindi per motivi di lavoro, buona parte per i due motivi insieme, nel senso che non trovavano lavoro ma non prevedevano neppure che la situazione sarebbe migliorata e che l'avrebbero trovato in seguito, insomma, no? Quindi diciamo era un po' un insieme di motivazioni. Con la guerra di Spagna si apre per la prima volta uno spiraglio, cioè di fronte a una situazione europea che andava nel modo che vi ho detto prima, si apre uno spiraglio, forse si può fare qualcosa, forse si può combattere a livello internazionale il fascismo, e quindi gli italiani sono tra i primi, assieme ai tedeschi, ad intervenire. Molti vengono dalla Francia, sono pochi quelli che riescono a venire dall'Italia perché dovevano superare con stratagemmi vari o anche clandestinamente molte frontiere, qui sarebbe da scrivere tante storie. La maggior parte viene dalla Francia, quindi avevano anche vissuto questa stagione dell'unità antifascista, dei fronti popolari, creiamo dei fronti popolari in grado non solo di combattere il fascismo ma anche di migliorare la società, e quindi sono i primi che si portano, che interveniva a fianco invece dei militari golpisti, quindi cioè, pensiamo anche a questo particolare del valore dell'intervento antifascista italiano in Spagna. Viene creata prima una milizia, questa che ricordavi anche tu, guidata da Carlo Rosselli, di cui faceva era comandata, diciamo così, da Carlo Rosselli, che era di Giustizia e Libertà, Mario Angeloni, che era del Partito Repubblicano Italiano, e Camillo Berneri, che era anarchico, insomma un punto di riferimento di questa galassia di movimenti anarchici, che vanno a combattere in Aragona agli ordini delle milizie antifasciste, che in quel momento erano al potere nella zona, rappresentavano la Repubblica, anzi rappresentavano l'antifranchismo nella zona della Catalogna e dell'Aragona. Poi viene formata una seconda milizia, una seconda colonna, in questo caso comunista, prima della formazione delle brigate. Non vi sto a descrivere tutto il processo che porta alla costituzione di questa colonna, che è la Centuria Gastone Sozzi. Chi è Gastone Sozzi? Era un operaio morto sotto le torture del regime fascista nel carcere di Perugia. Queste due milizie, queste due centurie combattono tra agosto e settembre
finale la costituzione delle brigate internazionali in ottobre. Alla fine di ottobre del 1936 succede un'altra cosa, che a Parigi i tre partiti più rappresentativi italiani, comunista, socialista e repubblicano, qui vedo dei giovani, stiamo parlando di partiti che adesso non esistono più, ma che allora erano molto radicati, insomma, soprattutto in alcuni ambienti sociali italiani, erano poi diciamo che erano dei partiti di massa che erano stati repressi dal fascismo. Si mettono d'accordo questi tre partiti per creare una legione italiana che avrebbe dovuto rappresentare l'antifascismo unitario italiano in Spagna. Loro vanno, arrivano in Spagna e lì si accorgono che in realtà sono state già formate le brigate internazionali, quindi questa legione diventerà una parte delle brigate internazionali. Non tutti sono d'accordo, ma insomma lì viene costituito il 3 novembre il battaglione Garibaldi come formazione italiana. L'accordo di Parigi viene tenuto in considerazione. Perché? Perché il battaglione Garibaldi sarà per diversi mesi l'unico battaglione delle brigate internazionali che avrà un comandante e due commissari, invece che un commissario solo, proprio per rappresentare le tre forze politiche che avevano preso questo accordo a Parigi. Il comandante sarà Randolfo Pacciardi, avvocato repubblicano, non dal passato, dal futuro, in questo caso piuttosto controverso, perché dopo la seconda guerra diverrà ministro, prenderà delle posizioni, insomma, un po' discusse. E i commissari sono un comunista, Antonio Roasio, che veniva dall'Unione Sovietica, e un socialista, Amedeo Azzi, che era un dirigente cooperativo di Parma, poi diciamo si era spostato con tutte le organizzazioni, con quello che era riuscito a spostare delle organizzazioni cooperative in Francia. E perché Garibaldi? Perché è il nome di un personaggio che aveva avuto un ruolo fondamentale nelle vicende del risorgimento italiano, ma era anche un esponente delle prime organizzazioni operaie, in qualche modo un precursore del socialismo, quindi era un nome che teneva insieme tutte le varie componenti politiche della brigata. Andava bene ai repubblicani, andava bene ai socialisti, andava bene ai comunisti, era un po' un personaggio che poteva essere